quindi 4 incontri, perché la preti è già, non sono tantissimi, facciamo notare, rispetto alla, però l'intenzione è quella prima di tutto di mettere a confronto le due generazioni, i nostri alunni con gli adulti, quindi la possibilità da parte degli alunni di spiegare, di riflettere, di essere tranquilli, di passare questo tipo di messaggio, perché sappiamo come funziona, loro danno tutto per scontato, quindi. E poi di dare a loro l'opportunità di imparare quello che forse mi serve di più, cioè l'alfabetizzazione, sì, siamo d'accordo, però accendere, spegnere il computer e in più utilizzarlo per scrivere mail, possibilmente se devono fare lavoro relazionale con persone lontane, o addirittura utilizzare Skype, la possibilità di vedersi da lontano, o poter accedere al sito del comune, dell'amministrazione, fare domande, compilare moduli, quindi scaricare un tutto, per esempio, è diventato certo. Adesso internet necessario. Benissimo, quindi già il nipote nella scuola. Altri sono nonni. Sono nonni, quando faranno la scuola, anche lui è un anno con il nipote a scuola. Dovrebbe essere con Musto a Raffaele. E quindi anche lui ha già il nipote, perché alcuni hanno già i nipoti inseriti nel progetto. Sono 41 ragazzi. 41 ragazzi, per le postazioni che abbiamo verranno 20 coppie, diciamo, alunni nonni un giorno e 20 coppie un altro giorno. Ed è un'associazione che ha curato il progetto ed è a livello europeo, cioè in diversi paesi di Europa si sta facendo. E poi hanno scelto, perché hanno degli amici qui, la Basilicata, il Friuli, il Lazio, la Sardegna. E la Sardegna, quindi sono 4 regioni d'Italia, sì. E poi ci sono questi paesi. Quindi sono venuti e abbiamo già incontrato i ragazzi in laboratorio, abbiamo fatto fare una simulazione ai ragazzi, nonno e nipote, quindi con grande imbarazzo, perché anche noi ci siamo proposti, vi devo dire che sono bravi ragazzi, ma non nel senso anche a spiegare quello che mi sono capita prima, ha spiegato il mouse dettagliatamente, quindi non vi preoccupate. Saranno più imbarazzati di sì, loro, sì. Soprattutto questi che sono meccanismi, li riescono a realizzare in breve tempo, poi quando li devono spiegare al compagno, in questo caso al nonno, hanno più difficoltà e quindi è un bel momento per riflettere su quello che è un meccanismo che loro fanno così, in maniera così veloce, ma quindi spesso non hanno questo momento di riflessione, di consapevolezza. Dicevo l'altra volta, tu non c'eri, che sempre in questa logica, che è una logica che a noi piace molto, questo scambio, diciamo, di memoria, stiamo predisponendo un progetto per la scuola, per la palestra della scuola elementare. Stiamo cercando di affiancare nel progetto della scuola, della palestra, c'è anche il centro comunale anziani, proprio per migliorare questo scambio, diciamo, questa attenzione fra i giovani e i meno giovani, quindi i nipoti possano e i nonni stare, insomma, in un ambito così interessante. Vediamo se ci riesce sta cosa, chiaramente stiamo candidando un progetto, vediamo se ci riusciamo. Sono Massimo Lazzaretti, qui alla Scuola Michele Granata di Rio Nero per presentare questa iniziativa. Si tratta di un progetto Leonardo
che si chiama Grandparents and Grandchildren ed è un progetto di trasferimento di innovazione dove l'oggetto delle attività che si svolgono è quello di formare dei giovani o giovanissimi attraverso i loro insegnanti affinché possano a loro volta fare dei seminari con i loro nonni, infatti il progetto si chiama appunto Nonni e Nipoti, e per favorire l'alfabetizzazione informatica delle persone più anziane. Ovviamente il progetto, diciamo, presuppone una serie di passaggi in cui sono stati formati prima gli insegnanti dallo staff di progetto di cui io faccio parte, e gli insegnanti a loro volta hanno fatto degli incontri di formazione con i ragazzi ed i ragazzi faranno 4 o 5 incontri seminariali con i nonni dove in rapporto uno a uno andranno su internet, spiegheranno Skype, Facebook e quant'altro è previsto nelle unità didattiche del progetto che si basa sull'utilizzo comunque di un sito dedicato a questo. E per semplificare, diciamo, noi siamo molto contenti di questa esperienza fatta qui a Rio Nero perché abbiamo comunque trovato un grande interesse, un grande coinvolgimento della scuola in generale, degli insegnanti in particolare e poi alla fine anche dei ragazzi, e vedremo, oggi abbiamo appena cominciato con i nonni, ma mi sembra che anche, diciamo, la partecipazione dei nonni è molto entusiasta e vedremo che risultati avremo alla fine del progetto. Comunque siamo molto contenti di questa esperienza che abbiamo fatto in questa scuola. Bene, questa esperienza di progetto fatto in collaborazione con questa cooperativa che ha sfondo europeo di progettazione, che coinvolge appunto sia, come ha detto prima, il responsabile, gli alunni, i ragazzi, i nonni, ha accolto subito il nostro consenso. In primis perché promuove, abbiamo capito bene, che promuove quello che è l'obiettivo di cittadinanza attiva delle persone anziane, e in secondo luogo perché promuove nei ragazzi questa vicinanza ai loro nonni, quindi questo scambio intergenerazionale svolto attraverso questi momenti seminariali che si costruisce quindi momento per momento e che vede i nostri ragazzi attori e partecipi e protagonisti in questo percorso di formazione, ovviamente guidati già precedentemente dai loro docenti che hanno anche loro lavorato con grande passione e con grande entusiasmo. E l'aspetto, ecco, prevalentemente positivo è quello di aver coinvolto il territorio, e infatti proprio nel coinvolgere i nonni abbiamo coinvolto il centro anziani, le diverse associazioni del territorio, quindi proprio nell'ottica del sistema, di un sistema formativo integrato dove la scuola diventa un presidio importante di raccolta e di apertura e di promozione di cultura e di esperienze formative culturali importanti. Io sento in questo momento di dover ringraziare soprattutto i docenti perché si stanno prodigando per la realizzazione di questo progetto con grande impegno. Allora, abbiamo aderito a questa iniziativa con molto entusiasmo e, perché la scuola proprio si deve spendere sul territorio, per cui non deve essere soltanto come qualcosa di a sé stante, ma deve essere qualcosa di partecipativo. Stiamo constatando un entusiasmo da parte vuoi degli alunni, dei discenti, vuoi insomma dei nonni. Speriamo che questa iniziativa possa, diciamo, raggiungere il suo obiettivo, che è quello di educare a queste nuove tematiche. Siamo noi che ringraziamo il dirigente per averci dato questa opportunità e per portare proprio la scuola sul territorio. Una scuola, diciamo, peripatetica, è una scuola che deve andare al passo con i tempi. Quindi speriamo che questa esperienza che stiamo facendo offra delle possibilità, vuoi agli alunni e vuoi ai nonni.